Sono pronto a testimoniare e a ripetere sotto giuramento tutto quello che ho già detto sulla questione Russiagate. Donald Trump alza la posta e mette in campo se stesso per smontare le tesi rivelate ufficialmente due giorni fa in audizione al Senato da James Comey, ex numero uno dell'FBI, licenziato proprio da Trump il 9 maggio scorso, secondo cui il presidente americano, mai indagato in questa vicenda, avrebbe tentato di insabbiare l'inchiesta aperta dal Federal Bureau of Investigation sulle presunte interferenze della Russia nelle ultime elezioni presidenziali americane. Mentre veniva ascoltato dalla Commissione Intelligence del Senato, Comey ha dato del bugiardo al presidente, confermando che gli chiese insistentemente di interrompere le indagini su Michael Flynn, responsabile della sicurezza della Casa Bianca, poi costretto alle dimissioni, sospettato di collusione con i russi. Trump nega tutto, nessuna intesa segreta con Mosca, nessun ostacolo alle indagini, inesistenti anche le pressioni sull'ex capo dell'FBI per allentare le maglie dell'inchiesta su Flynn. Il bugiardo è Comey, scrive Donald Trump in un tweet, minacciando di fare denuncia. È un leaker, è una gola profonda, scrive, facendo riferimento all'ammissione di Comey di aver fatto filtrare sui media stralci delle loro conversazioni. Conversazioni che adesso la Commissione del Senato vuole ascoltare. Per questo ha chiesto alla Casa Bianca che vengano consegnati eventuali nastri in suo possesso. E a breve potrebbe essere ascoltato anche Jared Kushner, genero e consigliere alla Casa Bianca del Presidente. L'audizione, rivelano alcune fonti del Congresso alla ABC, dovrebbe avvenire a fine giugno o ai primi di luglio. Kushner sarebbe considerato dall'FBI persona di grande interesse nell'indagine sui presunti legami tra Trump e Mosca.